Buongiornissimo! Bentornati! Ciao! Ciaone a tutti! È domenica ciaone. E quindi... Ciaone! You serious? No pasa nada! Un pochino... Sono buongiornissimo un po' una caffè. Sono una boomer! No, un po' sì, sei la boomer sì, del cioè, gruppo! Sì, cioè per quanto tu sia nata nell'85... Oh scusami! 98... sei leggermente... Hai un po' questo andazzo! Ha uno stile. Voi lo sapevate boomer? Che sono figlia unica! Mia sorella è figlia unica. Sì, bello quel film, potremmo parlarne. Beh, tanto no, non è no, che non ci assomigliamo così tanto. Comunque, infatti, stiamo concentrate. Allora, ho preso un cane. Arriverà domenica, si chiamerà Unagi. È una cosa appunto fra me e mia sorella. No, sì. Unagi significa anguilla in giapponese, è uh-huh. un pezzo di sushi. Ma non solo, l'unagi è... Il mindset del vero karateka ed è una citazione presa da Friends. Ah, pensavo da Cobra Ross Kai. Geller. No, è innominabile. Lo sapete che l'ho messo anche come sfondo del mio cellulare. Beh, guarda, ok, benissimo. Guarda, Cobra Kai, Strike. Mercy. Non so perché ci stiamo giapponesizzando quando la puntata di oggi riguarda un'altra geografia completamente diversa. Come qualcuno avrà indovinato, perché Francesca ve l'ha praticamente detto. Vabbè, ma scusa, gli spoiler cosa sono? È quando io ti dico le cose prima che no, ti rovino la sorpresa. Però. Vabbè, comunque parliamo sono della sindrome. Sono anche momenti che temo di più di tutte le nostre puntate, io ve lo dico. Questi e le domande di mia sorella. Ma per quale motivo? Beh, comunque, allora, lo spoilerone che avevo fatto, avevo parlato dell'IKEA. Perché avevo parlato dell'IKEA? Perché bravo. Sappiamo che l'IKEA è la capitale della... L'IKEA. Certo, è la capitale della Svezia. Che è la capitale della Svezia. No, vabbè, parte. Parliamo della sindrome di Stoccolma. Ma era una battuta, lo so anch'io che la capitale della Svezia è una. Ma lo sai. Faceva ridere, comunque. Ah. Sindrome di Stoccolma, innanzitutto una delle forse adesso non voglio dire più nuove, però che ha preso un nome in tempi relativamente non recentissimi, però è un fatto, è legato a un fatto del 73, quindi sicuramente sì. Una storia quasi, insomma, che fa parte della nostra storia moderna, ecco, qualcosa posso, che abbiamo... Posso fare un inciso importantissimo? Vai. Che sennò c'è tutta la comunità scientifica che si incazza e avrebbe ragionissima. La sindrome viene spesso appunto citata a livello giornalistico, a livello di noi cialtrone qui, a livello... Esatto, ma in realtà non è inserita ancora in nessun sistema di classificazione internazionale o nazionale psichiatrico né psicologico, quindi se andate a cercare nel DSM o nell'ICD-10 non trovate la sindrome. Qui non andate Stoccolma. A cercarlo e poi venite a dire ma non c'è. Cioè, non c'è. Non c'è perché viene ritenuto un caso particolare, esatto, di un fenomeno molto più ampio di legami traumatici. Nel frattempo mia sorella ha caduto il cellulare. Perché se non capita qualcosa Francesca, esatto, non ricordate che era caduta la sigaretta elettronica. Perché cerco di tenere e nelle tutto puntate precedenti era caduta lei dalla non sedia. Non sono caduta dalla sedia, mi sono solo spostata in avanti. Com'è che ti... Andiamo avanti per cortesia. Ok, ciao Freud. Allora, inciso brevissimo prima che vadano avanti le sorelle. Parliamo del telefilm? No, dobbiamo contestualizzare la sindrome di Stoccolma okay, prima. Ok, scusi. Perché non lo facciamo mai, però siccome c'è un caso specifico, andatevi a documentare su questo caso, magari se parlate svedese guardatevi i servizi, noi non parliamo svedese ancora, quindi... No, io ci ho provato, ragazzi, è difficilissimo. Perché si chiama sindrome di Stoccolma? Perché è legato a un fatto avvenuto proprio a Stoccolma, all'interno perché della... Perché era piena. Ok. Non l'ho capita. Purtroppo io sì. Oddio mio. Dice, beh, la banca era colma di persone sicuramente. Quindi nel 23 di agosto del 73, quando gli svedesi, a differenza nostra, sono in città, non come noi che siamo tutti al mare, sono tutti in banca perché lavorano più di noi, sicuramente nel 73, e avviene una rapina. Avviene una rapina di un uomo di 32 anni che non si può chiamare con un nome più svedese che Erik Olsson, che non chiedeteci che fine ha fatto perché non lo so, non ci siamo documentate. Ma era evaso dal carcere. Cosa pensa uno che evade dal carcere? Beh, vado a rapinare una banca. Giustamente. Di base rapina questa banca, riesce a prendere in ostaggio 4 persone, 3 donne e un uomo, tutti relativamente giovani, nel senso che la più vecchia ha 31 anni, quindi molto molto giovani. Vecchia. Stanno, sì, la più matura. Esatto. Stanno dentro questo corridoio della banca.
riescono, cioè il rapinatore e il rapitore riesce a farli rimanere dentro 130 ore, quindi insomma un tempo sicuramente non molto comodo, e vennero liberati solo grazie a un'operazione di lacrimogeni e gas che vennero usati dalla polizia. La cosa interessante di questa storia, che di base sembra una storia qualsiasi di una messa in ostaggio di persone dentro una banca a seguito di una rapina, è che nessuno, quando uscirono dalla prigionia, nessuno di questi ostaggi aveva provato ad aggredire il carnefice in generale, insomma, esattamente. Quindi oltre a questo, venne provato e riprovato all'interno delle interviste psicologiche, sapete, queste cose molto profonde che fa la polizia, con la polizia, a seguito di questo fatto, nessuno riusciva a veramente incolpare o avercela in un certo senso con il proprio carceriere, chiamiamolo così. E questo, per questo, è stato definito questo fenomeno la sindrome di Stoccolma. Ce ne sono tante storie anche molto recenti di queste cose, non ve le diciamo, se le googlate le trovate. Però questo è il motivo per cui si chiama la sindrome di Stoccolma. E da lì abbiamo cominciato a parlarne. Infatti andiamo a vedere un telefilm spagnolo che ha avuto un sacco di successo su Netflix. Su Netflix, globalmente, ma è un telefilm originale prodotto di Netflix, sì. Che sì, che si chiama La casa di carta. La casa de papel. Esatto. Deve far vedere che sa lo spagnolo. Ah, guarda, l'avrei detto io al posto suo, se no. Oh! E abbiamo proprio dei personaggi, vabbè, piccolo background della storia. A proposito di rapine in banca. Persone che decidono di rapire la zecca, di introdursi rapire nella zecca di... Sì, non in, di rapire una zecca. Piccoli entomologi crescono. No, di rapinare la zecca dello Stato. Sì. E cominciare a produrre delle banconote per potersene andare in un'isola felicemente a vivere la propria farsi vita. Farsi cavoli loro. Ognuno di loro ha il nome di una città proprio per non creare legami affettivi, anche se poi si sprecano. Vabbè, di infatti, non creare legami no spoiler fra questi individui che vanno a rapinare questa zecca. E, all'interno di questo gruppo abbiamo Denver, un ragazzo giovane, anche molto simpatico, era uno dei personaggi che mi piaceva di più. E una donna che si chiama Giulia, lo sa benissimo, Marta lo sa benissimo, non mi viene in mente il nome della signora, vabbè, comunque no, questa... ma non ho capito a chi ti sei sono 27 a quella di che donne. Soffre della sindrome di Stoccolma, dopo che si innamora di Denver e con cui comincia una relazione. Beh, no spoiler, comunque Monica, cioè Monica, che non è Monica di Friends, no, non è Monica di Friends, che si lega a Denver in questa relazione particolare, perché appunto ci troviamo davanti all'esempio di quella che è la sindrome di Stoccolma, tanto che poi lei stessa diventerà, spoiler, lei stessa diventerà parte del gruppo e prenderà il nome di Stoccolma. Ecco l'originalità, no? Già. Cioè, comunque dai, andiamo a parlare un po' della sindrome di Stoccolma come un particolare stato di dipendenza psicologica. Siamo sicuri che voi avete già ascoltato la nostra puntata su Kimmy Schmidt, ecco, e la dipendenza psicologica. Se non l'avete fatto, andatela ad ascoltare, ciao! In questo caso però, appunto, nella sindrome di Stoccolma la dipendenza è affettiva ed è esattamente tra la vittima di un episodio di violenza fisica, verbale o psicologica e il proprio carnefice. Infatti, il soggetto che è affetto dalla sindrome, durante i maltrattamenti subiti, inizia comunque a sviluppare un sentimento positivo nei confronti del proprio aggressore, iniziando a umanizzarlo e a soggettivizzarlo come persona pur tuttavia buona, al punto che, appunto, nella Casa de Papel, Stoccolma e Denver vanno oltre nella relazione. Poi lei si ritrova anche incinta, lui decide comunque di fare da padre a questo bambino, mm-mm, che tra l'altro Monica ha da un altro degli ostaggi, e di conseguenza ci troviamo davanti comunque a una situazione un po' particolare, perché la sindrome di Stoccolma, se uno ci pensa, mente fredda,
È una cosa veramente strana. È paradossale. Anche inquietante in un certo senso. È paradossale dall'altra parte, però è una reazione di autoconservazione fortissima. Nel senso che mi rendo conto che la mia vita è in pericolo e mi rendo conto che probabilmente l'unico modo per sopravvivere è quello di modificare quello che sento e andarmi a omogeneizzare, che è diverso da omologare, con il sentimento del mio persecutore. E quindi è come se io pensassi, per salvarmi la pelle ho bisogno di stare dalla stessa parte è logica questa di colui cosa. Che potrebbe effettivamente togliermela. In realtà c'è una sequenza schematizzata degli stati emotivi di un ostaggio, che appunto il primo è l'incredulità, che cosa sta succedendo, che com'è possibile, cosa. In secondo c'è l'illusione di poter ottenere presto una liberazione e quindi un po' il credere al sì, ma presto ne usciremo tutti. La delusione per la mancata capacità dell'autorità o della percepita tale nel garantire effettivamente una liberazione, quindi la polizia non riesce a liberarmi. E in seguito spesso la vittima viene obbligata o le viene richiesto un'attivazione fisica, quindi un lavoro fisico o mentale in cooperazione al persecutore, e in seguito c'è la rassegna del proprio passato, ovvero cosa ho fatto effettivamente io per trovarmi in questa situazione. Non dico che è senso di colpa, perché Dobbiamo uscire dall'universo della colpa. Sì, quella cosa lì. Ci teniamo molto a dirlo. Ogni volta, ma chissà che gli entri in testa. Ma forse che entri in testa a voi, che entri in testa a noi. Agiamo localmente per ottenere risultati. Hai detto davvero glocalmente? Ho detto localmente. Ho capito, però era bellissimo glocalmente. Global but local. Esatto, quindi agiamo localmente, bellissimo. Ma pensiamo globalmente. Quindi glocalmente. Oggi Accademia della Crusca. Here we come, Treccani, ciao. Sempre ciao, esatto. Giulia, dimmi. Giulia, domanda. Ecco, lo sapevo. Quindi, no, andiamo a capire bene cosa può scattare in testa di una persona che effettivamente si innamora del proprio, della propria rapitore, rapitrice. Mm-hmm. Ma soprattutto, possiamo considerarlo amore? È difficilissimo poter dire cos'è amore e cosa non è amore. In generale. Sì, esatto, proprio come regola generale. Si può dire che all'inizio della sindrome di Stoccolma non so se sia amore, se sia fascinazione, se sia... Ma può anche essere una forma di masochismo, di autodistruttività, chiedo? Può essere che ci siano delle conseguenze, delle... modalità? Sì, delle corrispondenze masochistiche, ma vi ricordo che non esiste masochista se non c'è il sadico. E spesso appunto anche nelle relazioni sadomasochistiche, effettivamente se tolgo... un masochista, un sadico, il sadico cosa diventa se non un altro masochista? Certo, sì, non fa una piega, lo so a volte sì. A volte diciamo anche cose intelligenti, ma abbiamo anche ma non dei oggi difetti. Non oggi. E comunque sì, a volte si può veramente sviluppare un sentimento che mi sento di definire amore. Poi sulla liceità degli amori, esatto. Un saluto a Eric Fromm, Francesco Alberoni, Bim Bum Bam e tutti quelli che volete. Quello lo lascio valutare ad altre persone, però sì, può accadere. Però deve essere bello per una coppia andare a cena con amici. Come vi siete conosciuti? Mi ha preso come ostaggio. Sì, sì. Ecco, è sicuramente più interessante, lì ci siamo trovati su Tinder. Guarda, stavo per dire la stessa cosa, che però a volte è una cosa anche simile, magari su Tinder, ostaggio mentale, vabbè. Andiamo avanti, ma allora, esistono delle... Cioè, esiste un momento, secondo te, Giulia, in cui queste persone si rendono conto di questa cosa e pensano... Cioè, lo vedono da fuori, secondo te, a un certo momento della loro vita? Ok, facciamo un esempio un po' più classico. Quando tu sei nell'occhio del ciclone, ti rendi conto che intorno a te c'è un ciclone o l'area... Di tranquillità è sufficientemente ampia. Che bella immagine poetica. Sì, lo ma so. Probabilmente la seconda. Esatto.
Quindi, esatto. Quindi c'è un'inconsapevolezza? Okay. No, c'è una consapevolezza che però arriva dopo molto tempo, e non è detto che questa consapevolezza sia effettivamente tollerata e venga digerita, perché rendermi conto a volte di quello che mi succede fa più male, certo. Sì, a volte appunto parliamo di riedizione del trauma, ovvero l'esperienza traumatica in sé è terminata, ma continuo un po' a riviverlo anche in altre situazioni. Sì, perché parliamo anche di contesti in cui comunque la vittima vive un'esperienza estremamente traumatica e si sa che i traumi hanno delle conseguenze proprio a livello neurologico sul cervello, creano dei canali. È interessante riuscire a vedere alcune risonanze magnetiche di persone che hanno subito dei traumi molto forti, ed è interessante, e qui appunto un po' mi imbrodo, vedere le risonanze magnetiche di chi effettivamente ha avuto la possibilità di avere un trattamento psicoterapico, perché effettivamente c'è un cambiamento anche a livello biologico, o meglio di connessioni neuronali e di aree attivate. Quindi, ma io questa cosa tra l'altro l'ho sentita anche su altri argomenti, tipo, non c'entra niente, ma tipo la pedopornografia. Cioè, che hanno fatto dei test effettivamente per vedere le aree del cervello che si attivano, e poi anche hanno fatto dopo degli interventi, come dici tu, psicoterapici, di chi ha seguito percorsi e chi no, ed erano risonanze diverse. Assolutamente sì. Ho letto proprio ieri un articolo che poi eventualmente metteremo nell'info box sotto il nostro video. Ciao YouTube, ci sarà l'info box. Addirittura un neuroscienziato americano stava seguendo un certo tipo di studio sull'Alzheimer, ma di fatto aveva preso delle risonanze magnetiche di persone diagnosticate psicopatiche, quindi con psicopatia. Paradossalmente, all'interno di queste risonanze magnetiche c'era anche la sua, e la risonanza magnetica evidenziava un tipo di attivazione di una persona con un disturbo psicopatico. Boom! Il che ha fatto interrogare il nostro neuroscienziato su come è possibile che però io non sia finito in un carcere minorile e sia invece qui a fare questo tipo di lavoro. E qui nasce appunto la differenza nature-nurture, ovvero cultura o natura, quanto effettivamente è la base biologica, quanto effettivamente l'ambiente. Anche l'adattamento all'ambiente. Esattamente, e il tipo di relazioni affettive vanno a modificare i nostri assetti. E quindi questa persona è riuscita a terminare un percorso di studi, riuscire a stare lontano dai guai, poi per carità sei diventato neuroscienziato, quindi non so quanto ti sia andata bene, cioè quanto bene tu ti voglia, però sicuramente un grande livello di cultura e di intellettualismo. Esatto, proprio questo appunto, chiediamoci quanto effettivamente le relazioni e gli ambienti relazionali nei quali cresciamo possano influire. Infatti, ricollegandoci con la sindrome dell'abbandono, c'è spesso il dubbio che le persone che soffrono di sindrome dell'abbandono abbiano un passato di relazioni traumatiche o relazioni che non siano state sufficientemente buone. Quindi parliamo di bambini che non necessariamente sono stati abusati, ma hanno avuto un ambiente affettivo che li ha lasciati deprivati, e quindi sviluppano più facilmente un legame forte con qualcuno che in qualche modo paradossalmente gli sta mettendo al centro e si sta prendendo cura di lui. Poi questo può essere anche comunque legato alla sindrome di Stoccolma. Esattamente. Cioè persone che hanno magari appunto problemi di abbandono possono essere più vicine a ipoteticamente, poter soffrire di questo. Ipoteticamente sì, e infatti restando appunto alla nostra serie TV, il personaggio di Stoccolma arriva ai nostri occhi con una storia relazionale travagliata, estremamente travagliata, estremamente problematica, di rifiuto, di amore e non amore.
quindi sentendosi finalmente accolta, anche se da qualcuno che magari prima non avrebbe mai considerato, o che prima ti punta una pistola sulla testa, certo. Esatto, comunque i suoi sentimenti si modificano. Ciò però non significa che voi dobbiate tollerare chi vi punta la pistola alla testa, sì. Anche in senso metaforico. Esatto. Perché mi guardi al momento dello spoiler? Sì. Ah, sì? Sì. Ok. Allora, beh, speriamo di avervi... No, manca la canzone, scusa. Vabbè, ma la canzone oggi è easy, si chiama Stockholm Syndrome. Disco Blink 182, anno domini 2003. Uno dei pezzi, cioè, non così famosi, però che noi die hard fans conosciamo. Soprattutto... E dovreste conoscere anche voi, ragazzi. Esatto. Chi non ama il pop punk non è degno di ascoltare questo podcast, ma può andare ad ascoltare Stockholm Syndrome di Muse, che è un altro Blink. Pezzo. Ma infatti... Sulle mani. Io pianto quando li ho visti in concerto. Sulle mani. Comunque, spoiler. Spoiler time. Allora... ma bello, perché Giulia speravo me lo scrivesse, ma non è scritto. Ah, è uno spoiler molto personale, ma comunque questo. Questo qui non era un altro. No, era questo. È quello, Francesco. Giulia, ti devi svegliare le orecchie. Ragazzi, questo non si fa. Vabbè, se preferisci. Allora faccio un altro spoiler. Allora, il prossimo spoiler. Calendario editoriale lo decide Francesca. A quanto pare. Prossimo spoiler. Personaggio famosissimo di un film, se così si può definire, perché non è propriamente un film. Infatti, un po' è film, ma anche è un mix. Un film, ma anche no. Che sì. A me personalmente in delle scene ha traumatizzate, per quanto possa essere considerato quasi non propriamente un film per famiglie, però... Non lo è. No, non lo è per nulla, per certi riferimenti. In ogni caso, abbiamo un personaggione molto famoso che viene ancora adesso, è diventato proprio uno stereotipo. È talmente iconico. Forte che è diventato uno stereotipo. Iconico. Ed è questa donna, sì, che però non è proprio una donna in carne ed ossa, ma non è nessuno in transizione. Capelli okay. Rossi. E guarda, è Francesca. Uguali. E sì. Gran passione per i roditori. È Francesca. Sì, diciamo che ho delle caratteristiche fisiche che mi impediscono di essere paragonabile a, ma la stessa passione per i conigli, forse. Ok, vero. Capito, no? Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima. Domenica prossima. Ci vediamo alla prossima. Ah, mi raccomando, scriveteci, se no non facciamo più la posta dei lettori, degli ascoltatori, dei video fruitori. Sì, esatto. E anzi, se avete dei problemi, chiamate Giulia. No, scherzo. No, se avete dei suggerimenti, scriveteci. Anzi, volevamo ringraziare una persona, che è Marta, che ci ha mandato un suggerimento. Grazie. Grazie. E fatelo anche voi. Fate come Marta. Ma soprattutto ci state già seguendo su Instagram, su Facebook, qui su YouTube, LinkedIn, ovunque, raga. Noi vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao.